viaggio in Molise facciamo tappa liceo classico Fascitelli di Isernia, dove è stato inaugurato un percorso museale davvero originale, racconta la storia della città dal paleolitico ai nostri giorni, non usando i reperti, bensì le nuove tecnologie. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta. Fabio Cefalogli, finalmente ci siamo, atto conclusivo di un progetto che vi ha visto impegnati per tutto l'anno scolastico, lei docente del liceo classico Isis Maiorana Fascitelli, un progetto particolare che si è concluso con questa mostra multimediale davvero particolare, si parte dal paleolitico, si arriva ai giorni nostri, quelli della globalizzazione. Sì, e allora è un progetto questo che nasce nell'ambito di un programma nazionale finanziato dal MIBACT. È un finanziamento che il MIBACT ha elargito a 31 scuole in 17 regioni ed è finalizzato innanzitutto al recupero di istituti storici, è per questo che noi abbiamo scelto il liceo Fascitelli, ed è poi finalizzato anche ad attività e ad un ampliamento dell'offerta formativa, ed è in questo senso che noi abbiamo immaginato un doppio canale, cioè una serie di attività che abbiamo svolto nel corso dell'anno scolastico, sempre pomeridiana oppure serali, e poi l'atto conclusivo che è questo percorso museale che ci ha impegnato dalla fine del 2016, quindi è stato per noi molto impegnativo, però insomma speriamo di aver raggiunto e creato un buon prodotto. Ecco, parliamo di questa mostra, l'atto conclusivo, forse il momento più atteso, una mostra davvero particolare. Innanzitutto, come nasce l'idea? L'idea nasce nell'ambito appunto di questo programma che è Scuola Spazio Aperto alla Cultura, cioè il principio proprio della scuola che si apre al territorio. Si apre al territorio, noi abbiamo appunto pensato di sviluppare un discorso di sintesi di tutta la storia della città, in un luogo che è un luogo centrale, un polo culturale che è stato per tanti decenni e che nell'ultimo periodo purtroppo è rimasto chiuso. Quindi con questa mostra tendiamo anche di rilanciare il liceo classico al centro di un discorso culturale non solo della città ma della provincia. Per quanto riguarda il progetto, questo è articolato, questo percorso museale, parlavamo appunto di un percorso di sintesi ma anche di approfondimento, perché è articolato in tre sale. Queste tre sale, una è dedicata al periodo preistorico, un'altra alla fase romana intera, quindi dal periodo repubblicano al periodo imperiale, e infine un'ultima sala che è destinata al periodo che va dal Medioevo ai nostri giorni. Ognuna di queste tre sale è strutturata secondo una tecnologia, perché l'idea nasce, è nata da un'intuizione della nostra dirigente scolastica che ha preferito non esporre dei pezzi fisici, ma di strutturare tutto un percorso multimediale, così che ogni sala prevede un utilizzo di una tecnologia particolare. Per esempio nella sala preistorica, oltre ad alcuni video esplicativi, noi utilizziamo la realtà virtuale, cioè dei visori che ci permettono di entrare nell'habitat, il sito di macellazione, quindi il vedere gli animali che frequentavano il sito di Isernia la Pineta circa 700.000 anni fa. Così che nella sala romana, per esempio, noi abbiamo immaginato di creare l'abitato così come era nella fase romana, e lo vediamo nascere dinanzi ai nostri occhi attraverso una visione stereoscopica tridimensionale. Infine il percorso si conclude con delle personalità di spicco della storia isernina nella terza sala che si incontrano, una sorta di ritratti animati, e ci guidano in spaccati della società del loro tempo. Questo vale per la fase medievale, quindi l'incontro tra Celestino V e Andrea di Isernia. Attraverso dei pannelli noi vediamo la fase rinascimentale con Onorato Fascitelli, oppure grandi personalità del Novecento, del dopoguerra. E tutto poi corredato da dei totem che attraverso delle schede
diciamo, ci permettono di vedere un percorso che secolo dopo secolo arriva ai nostri giorni. Carmelina Dinezza, dirigente scolastico dell'ISIS Maiorana Fascitelli di Isernia. Finalmente ci siamo, apre al pubblico un percorso museale originalissimo, diverso dal solito, che a Isernia praticamente non esisteva. Ora c'è un percorso che ci racconta la storia della città dal Paleolitico ai nostri giorni. Sì, per noi è stata un'opportunità che abbiamo accolto inizialmente come una sfida che per fortuna è risultata vincente. Siamo stati uno dei 33 istituti italiani ad essere finanziati dal MIBACT e abbiamo intrapreso abbiamo portato avanti questa idea di sviluppare un percorso articolato in un duplice momento, eventi che si sono snodati a partire da ottobre fino a dicembre con artisti, personaggi che hanno valorizzato il nostro territorio e poi alla fine questo percorso museale multimediale che ci fa fare un passo indietro nel tempo, un salto nel passato immaginando comunque il futuro. Sicuramente è stato per noi un progetto dall'elevato valore simbolico perché abbiamo voluto ribadire in questo modo che il Molise, Isernia, a dispetto del ritornello ormai consolidato sul territorio, Isernia e il Molise ci sono, hanno intelligenze, culture, tradizioni, identità che sono vive, vitali e vogliono essere valorizzate. In questo caso c'è anche una particolarità, di solito si punta molto sulle tradizioni, invece si dimostra che anche con strumenti moderni si possono fare grandi cose, come questa mostra. Vediamo, insomma, i computer e le nuove tecnologie sono il filo conduttore di questa mostra. E forse questa è stata l'idea vincente. Inizialmente si era pensato ad un percorso museale tradizionale, con reperti di cui comunque la nostra zona è ricca, presi in prestito e mostrati nel nostro istituto. In realtà noi abbiamo voluto creare qualcosa di permanente da poter poi utilizzare nel futuro. Allora c'è stata sì collaborazione col Polo Museale, con la Soprintendenza, con l'Università di Ferrara, il professor Peretto che ha trovato il famoso dentino e proprio il dentino abbiamo riprodotto con una stampante 3D che è stata acquistata con il finanziamento del progetto. Perché questo? Perché il nostro obiettivo futuro è quello di sfruttare, di vivere positivamente come opportunità, come ricchezza, proprio la legge 107, la cosiddetta buona scuola, che ci impone di articolare un sistema strutturato di alternanza scuola-lavoro. Dall'anno prossimo intendiamo aprire questo percorso museale proprio al territorio, alle scuole secondarie di primo grado, alle scuole primarie, per articolare una impresa simulata proprio aperta al territorio per valorizzare le nostre risorse che ci sono ed è giusto che vengano coltivate. Termina così la prima parte della puntata di Viaggio in Molise che abbiamo dedicato all'inaugurazione di un percorso museale originalissimo al Liceo Classico di Isernia. Ci salutiamo ricordandovi come sempre che trasmettiamo questa puntata su Telemolise canale 11, Telemolise 2 canale 12 e sul nostro canale tematico Molise Mio canale 212. Potete seguirci anche in Abruzzo sul canale 96 o a Roma e nel resto del Lazio dove trasmettiamo sul canale 880. Tutte le puntate sono disponibili anche sul nostro sito web, vi ricordo l'indirizzo www.telemolise.com.